Eccomi, buongiorno, buongiorno di gioia a tutti voi anche questa mattina insieme. Quindi oggi è lunedì 5 di settembre 2022 e allora subito dunque vi dico che solo affrontando la giornata con fiducia e con Dio nel cuore tutto può essere vissuto con amore. E allora forza, 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 ancora buongiorno di gioia. Alzati e risplendi, ecco la tua luce, e su te la gloria del Signore. Alzati e risplendi, ecco la tua luce, e su te la gloria del Signore. Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, che il tuo cuore palpiti di allegria. Ecco i tuoi figli che vengono a te, le tue figlie danzano di gioia. Ed eccomi dunque, buongiorno di gioia, buon inizio di settimana per quelli che lavorano appunto da lunedì al sabato, non so, che magari la domenica non lavorano. Intanto eccoci qui anche questa mattina per questo momento, per questa bella possibilità di pregare, di riflettere, di meditare. Ci mettiamo in preghiera dunque, prima di ascoltare la parola del Signore, con le lodi mattutine, dunque con l'inno in modo particolare, prima di ascoltare e accogliere la parola del Signore. O sole di giustizia, verbo del Dio vivente, irradia sulla Chiesa la tua luce immortale. Per te veniamo al Padre, fonte del primo amore, Padre di immensa grazia e di perenne gloria. Lieto trascorra il giorno in umiltà e fervore, la luce della fede non conosca tramonto. Sia Cristo il nostro cibo, sia Cristo l'acqua viva, in Lui gustiamo sobri l'ebbrezza dello Spirito. Amen. Dal Vangelo di Luca. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise ad insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che cosa accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, in giorno di sabato, è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla?» E guardandoli tutti intorno disse all'uomo: «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. E dunque la vera legge è quella del cuore, e quindi, miei cari, Gesù ci insegna che quando c'è bisogno di essere di aiuto, quando c'è bisogno di dare una mano, di amare, insomma, non c'è legge che tenga. Bisogna essere di aiuto, farsi avanti e quindi andare incontro, essere ben disposti, essere disponibili. E questo ha fatto Lui ad ogni incontro, con chiunque, senza giudicare, senza condannare. Sempre con grande misericordia ha avvicinato, ha accolto, ha dialogato, ha guarito, ha liberato, ha amato. È il nostro, come dire, modello, ma soprattutto con Lui, ecco, con Gesù riusciamo a fare come Lui. Senza di me, dice Gesù, non potete far nulla. Maria ci dice: fate quello che Egli vi dirà. E allora Gesù ci chiede di vivere la nostra vita con Lui, in Sua compagnia, con Lui nel cuore,
quindi come la vite e i tralci, uniti come i tralci alla vite, così noi uniti a Gesù. Intanto siamo alla terza settimana del Salterio, lodiamo il Signore con il Salmo 83. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti, l'anima mia languisce e brama gli atri del Signore, il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente, anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio, nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Intanto oggi celebriamo la memoria di Santa Teresa di Calcutta, la nostra madre Teresa religiosa, e San Lorenzo Giustiniani, vescovo, San Bertino di Sizio, abate. Intanto abbiamo conosciuto, ecco, Santa Teresa di Calcutta, Madre Teresa che da pochi anni ci ha lasciato e quindi dopo pochi anni dalla sua morte, insomma, è stata proclamata santa. Un grande modello di virtù, una grande testimone di fede e maestra di solidarietà e veramente una missionaria. Oggi intanto in tutto il mondo sono presenti le sue figlie spirituali, le suore appunto di Madre Teresa di Calcutta. Intanto ecco un canto bello per noi. E allora ancora buongiorno di gioia a tutti voi. Ecco il messaggino per la nostra giornata che ci può essere di aiuto per noi. E allora, Dio della mia vita, Padre mio, affido a te quello che devo fare oggi. Confido in te, voglio fare la tua volontà che è il mio vero bene. È una preghiera dunque, ed è una preghiera bella intanto di invocazione, ecco, dell'aiuto di Dio, al quale chiediamo appunto, come intanto invocandolo come padre, gli chiediamo di fare la sua volontà. E sì, con l'aiuto proprio del suo spirito noi riusciamo a capire, a comprendere qual è la sua volontà e a metterla in pratica, a concretizzarla, a dargli concretezza con la nostra vita quotidiana, nella nostra vita quotidiana. E sappiamo che fare la volontà di Dio, ci crediamo, è il nostro vero bene. E allora, ancora un bel canto per noi. A te grido, mio Signore,
Dunque, miei cari, 5 di settembre, prima di salutarci, ricordiamo che cosa? 5 di settembre del 1885, primo esempio di pompa di benzina, distributore di benzina, 1885. E poi ancora nasceva oggi Freddie Mercury, che è già in cielo, un bacio a lui, un grande artista. E come eventi sportivi ricordiamo gli europei di basket nel 2003. E a proposito appunto di Madre Teresa di Calcutta, sappiamo che oggi ci lasciavano appunto nel 1997, e quindi lei era nata in Albania, mi sembra, quindi è stata una religiosa albanese di fede cattolica, quindi impegnata in favore dei più poveri e degli infermi, soprattutto in India. E allora vi auguro una buona giornata, una santa giornata, ci diamo appuntamento a domani e quindi Dio ci benedica. Signore.